Era coraggio. Che cos'era? Era coscienza formatasi in giorni terribili. Ecco, qui sta la differenza di una Napoli che in ogni momento difficile riesce a creare le condizioni per risorgere. Napoli fu la prima fra le grandi città d'Europa a insorgere contro l'occupazione nazista. Fra il 28 settembre e il 1 ottobre 1943 i cittadini napoletani si riversarono con rabbia nelle strade, costringendo alla resa le truppe del colonnello Scholl, che era già pronto a contrastare l'avanzata degli alleati, riducendo la città a cenere e fango. I tedeschi avevano avuto ordine di resistere nella città di Napoli, proprio un ordine di Hitler, che è risulto dagli archivi della Wehrmacht. Mentre alcuni fascisti si schierarono con gli insorti contro i loro camerati e contro i tedeschi, ma molti fascisti collaborarono, erano loro che guidavano i tedeschi per il rastrellamento, per catturare coloro che avrebbero dovuto, se come si diceva, il servizio di lavoro obbligatorio, significava portarli in Germania nei campi di lavoro di sterminio addirittura. Quando nel 500 si provò per due volte di imporre l'inquisizione al modo di Spagna, come si disse, cioè la terribile inquisizione di Torquemada degli spagnoli, allora popolo e nobiltà, come si diceva allora, si unirono. Io ho l'impressione, come dicevo un attimo prima, che quando la comunità sente essere in gioco il suo proprio destino collettivo, riesce a superare quelle che giustamente sono avvertite come divisioni quasi insanabili. Quindi direi che quello che entra in gioco è la percezione che si stia correndo un rischio fatale per tutti. Per celebrare i 70 anni delle quattro giornate è in programma a Napoli un ampio calendario di eventi. Tramandare la conoscenza di quegli avvenimenti, testimoniare l'energia civile che spinse donne, uomini, ragazzi a rischiare la vita per riprendere in mano il proprio destino. La memoria, sottolinea il professor D'Agostino, è un diritto da garantire a tutti. Corrono sul ponte, mamma, alcuni partigiani sorprendono due tedeschi che avevano, anzi veramente erano tre, che avevano aperto un tombino di fronte all'ascensore omonimo del ponte e lo stavano stipando di candelotti di dinamite. Ecco, arrivano giusto in quel momento, comincia un conflitto a fuoco, uno viene ucciso, un tedesco viene ammazzato, un altro ferito e un altro scappa nella direzione opposta del ponte, dove era presente il detonatore che era collegato appunto ai candelotti della dinamite che erano appunto stati collocati in questo tombino. In quel frangente scatta, ed è stato un episodio sicuramente eroico che va ricordato, un sottotenente dell'esercito che si chiamava Addino del Prete, il quale corre verso il tombino, salta nel tombino e stacca i fili del detonatore, evitando in questa maniera che il tedesco che stava correndo all'altro capo del ponte potesse azionarlo. E in quella maniera salvano il ponte della sanità. C'era un palazzo in costruzione dove c'erano asserragliati i tedeschi e anche quello abbiamo dovuto bloccare per evitare che facessero altri danni, perché poi erano armati di sempre di mine per far saltare tutto, insomma. Alla Galleria Principe di Napoli, una mostra curata dall'Associazione Nazionale Partigiani proporrà immagini e documenti delle quattro giornate. Al Mercadante sarà in scena Napoli 43 di Enzo Moscato. Al Diana, La guerra in testa di Francesco Addeo. Il programma degli eventi è sul sito del Comune di Napoli. Le quattro giornate di Napoli furono allora un fatto di popolo. Borghesi, operai, intellettuali, gente del popolo trovarono questa dimensione necessaria alla salvezza della città.